Onorevole Storace, buongiorno. Buongiorno, direttore. Allora, dicevo a chi la sta ascoltando che in questa stretta di mano, in questo incontro, c'è qualcosa di così, di antico che la politica la travalica, ma in fondo è politico quello che avete fatto ieri sera. Lo racconti a chi la sta ascoltando. Guardi, ieri è ovvio che abbiamo fatto qualcosa di politico, spero anche di importante, perché insomma parlarsi fa sempre bene. Io non sopporto più di vedere l'odio dipinto in faccia alle persone. E ho accettato di buon grado l'invito di un partito a me avverso, come l'Italia dei Valori, a discutere col mio successore alla regione, punto. Ha avuto un po' di guai, credo che li abbia pagati. Ho sentito con le mie orecchie che non intende tornare ad avere incarichi politici e su questo fa bene perché sono vicende che oggettivamente non consentono altro, punto. Sa perché Non c'era da infierire, insomma. mi è piaciuto molto quello che lei ha fatto, perché lei, voglio dire, ha avuto anche con Marrazzo, avete avuto, no? Un rimandarvi di palleggiamento, responsabilità, vicende, come dire, amministrative della regione, insomma tutto il bla 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 della politica che conosciamo a memoria, no? Perché ognuno poi eredita gli errori di un altro quando lei lo ha fatto a sua volta, così come Marrazzo. Invece mi è piaciuto molto perché lei ieri è andato all'ultimo. L'uomo, io credo questo lei abbia fatto. Lei è andato all'uomo, lei è andato a ridare all'uomo una sua dignità. È così, sbaglio? Non ho la presunzione di aver fatto una cosa così importante, dico semplicemente che si tratta di essere persone serie, insomma. Io ce l'ho proprio come, diciamo, stella polare, la persona va sempre rispettata, insomma. Quando uno capita nei guai non è che si può maramaldeggiare, insomma. È Certo. successo, c'è stata polemica. Ha delle colpe evidenti al punto che è stato lui a chiedere scusa, Certo, sì. però poi insomma Senta, non è che c'è il fine pena mai, insomma, No, no? è ovvio, è ovvio. Ci sta che gli possano aver fatto un lavoretto al quale Marrazzo non è mai stato preparato come per... Lei, per esempio, è molto più scafato come politico, molto più scaltro, viene molto più da lontano, quindi una cosa io ho la sensazione che una cosetta gliel'abbiano preparata a Marrazzo. Mi dica, che ne pensa lei? Questo avrebbe, se io rispondessi a questa domanda, ieri mi sarei dovuto comportare in una maniera opposta a quella che ho detto, insomma, come non intendo uscire dallo stile che mi sono dato, La lasciamo così. mi consente di non rispondere a questa La domanda. lasciamo così e mi ha già risposto per quanto mi riguarda. Allora, lei a un certo punto è arrivato Di Pietro, si rivolge a lui e gli fa: Adonì, a me questa storia delle 100.000 intercettazioni per sapere chi c'è sotto le lenzuola di Berlusconi proprio non mi va giù. E aggiunge: io voglio giudicare Berlusconi per quello che fa di giorno, non per quello che fa di notte. Ecco, però quello che fa di giorno è tanto, caro onorevole Storace, ce l'abbiamo sui giornali tutti i giorni, ce l'abbiamo con la vicenda di Finmeccanica, ce l'abbiamo con l'intervento relativo a Bersolaso per arrivare a Quarquaglini, ce l'abbiamo... quello lo fa di giorno, capito onorevole? Quella è l'accusa, Lo so. bisogna vedere se l'ha fatta, insomma. Vede, allora, che tutto l'insieme di queste vicende, io posso avere dei dubbi, come ce l'hanno tanti cittadini, è evidente. C'è un dato, perché ieri mi si è detto anche, i mercati chiedono cambiamento. Qual è sto campione che rassicura i mercati nella politica italiana? Io lo vorrei capire, perché poi si parla troppo spesso a vanvera. In tutto l'Occidente non c'è un solo leader che sia avanti nei sondaggi, perché è chiaro che i sacrifici stanno toccando tutto il mondo. In Italia non credo che se al posto di Berlusconi ci mettiamo Bersani, Di Pietro, Vendola, i mercati respirano, dicono ah, meno male, no? Insomma, credo che tutti noi abbiamo sufficiente sale in zucca per pensare che questo non sia possibile. Allora si tratta di capire come uscire dalla crisi con le proposte, con le soluzioni. Su questo bisogna che il governo va stimolato a sforzarsi. Se invece il governo deve stare a rispondere una per una a 100.000 intercettazioni, diventa un po' più complicata la vita. Però
Però le intercettazioni sono relative a fatti per cui, per esempio, l'Italia è da ieri, questa è di ieri, viene declassata da Standard & Poor's. Lei mi dirà, ma pure questo Standard & Poor's sarà il caso di andare ad analizzare chi sono e perché lo fanno, sono d'accordo Basta con lei. leggere quello che ha detto Obama quando è toccato all'America. Esatto, esattamente, no? Quindi, ma, però è un fatto, onorevole Storace, Sì, non ce l'ho detto tiene, prima, sono appunto. fatti che però non potrebbero essere gestiti in maniera diversa se ci fosse una persona diversa a Palazzo Chigi. Io non credo che Standard & Poor's, se arriva Bersani improvvisamente se ne innamora. Ecco, No, per niente. allora, quindi, cioè, diciamo, parlare delle cose, della crisi che è mondiale. L'Italia è in difficoltà perché ha 1.900 miliardi di debito pubblico. Questo ci dobbiamo mettere sempre in testa. Però se tu fai un commento sulla Merkel, quello diventa un appesantimento ulteriore, perché E la questo è Merkel un altro pezzo di è gossip. capito perché per no, e no, un momento, Ma come perché no? Ma come, ma scusa. come no, ma come, se sentite, vabbè, comunque insomma va bene, non è gossip, onorevole Ma come Storace. no? La frase che gli viene attribuita, che non so se è vera, chi l'ha sentita, chi l'ha riferita, è un tipico cosa, è un giudizio fisico sulla persona. Non lo faceva, era meglio. L'ha fatto al telefono, non pensava di essere intercettato. Su, parliamoci chiaro. Ora io dico, se la politica si deve ridurre a questo, è una cosa ignobile. È ignobile, noi abbiamo avuto presidenti del Consiglio, io lo voglio dire con grande chiarezza, che giocavano con la scorta, però non c'è la comunicazione ossessiva di oggi, non c'era il giudice che intercettava, questo è il problema. Allora io non c'è veramente, io vorrei che si parlasse di politica, non che si parla di come è fatto il di dietro della Merkel. Se parliamo di politica, parliamo di un'Italia in ginocchio. Lei mi sta per rispondere, ma si è visto intorno? Ha visto come vanno le Ma purtroppo cose? è la verità, non è che rispondo, non è che dico la bugia. No, apposta, però non come l'Italia. Non come l'Italia. Ma gli sembra logico che ci vogliano quattro interventi di finanziaria per arrivare a fare quello che poi ci impone l'Europa unita, unitamente a Sarkozy e alla Merkel? Onorevole Storace, ma lei è una persona leale, io la stimo, io condivido zero delle sue ideologie politiche, ma la stimo Si vede, molto. si vede. Guardi, io credo che se fossi stato in Parlamento avrei votato la manovra perché non faccio il Pierino della situazione. Avrei votato, magari avrei alzato la voce per chiedere più massicci interventi sui costi della politica, perché i parlamentari possono anche per 3 anni campare con 6.000 euro al mese e non muoiono di fame, soprattutto quando sono nominati e non hanno il collegio da curare. E poi avrei accettato le misure, avrei magari lavorato per il discorso delle pensioni, perché anche qui noi per far andare in pensione i nostri padri a 50 anni rischiamo di mandare in pensione i nostri figli a 80. Che poi invece l'avete lasciata politicamente parlando adesso questo alla Lega, avete perso ancora una volta un'occasione perché divisi Diciamo che in all'interno. Parlamento hanno perso perché con me della manovra non ha discusso No, nessuno. apposta, vabbè, ma io Difendo la manovra, ma non è che l'ho costruita io. ovviamente, ovviamente. Altrimenti ci avrei messo le pensioni e ci avrei messo i costi della politica, perché avremmo Ovviamente. fatto qualcosa di più strutturale. Certo. Detto questo, era una manovra che andava approvata, si è tentato nelle manovre precedenti di evitare problemi ai cittadini e l'Europa ci ha richiamato a creare problemi ai cittadini, questa è la realtà. E non è che la manovra se la sono inventata perché mo siamo sadici e facciamo del male alle persone, insomma. No, non credo che sia questa la questione. Va bene? Però quella è una cosa che ha deciso a un certo punto Tremonti su sollecitazione dell'Europa Unita, che bisogna che la si osservi nei suoi dettagli. Bisogna fare la proposta di uscire dall'Europa, io non sarei d'accordo. A lei vorrebbe addirittura uscire No, dall'Europa? bisognerebbe fare, per dare ragione a lei, uscire dall'Europa, ma io non sarei d'accordo. Ecco apposta, E allora, quindi, se si sta nell'Europa ci sono delle regole, ci sono opportunità. A me fa molta più rabbia sapere che ci sono fondi europei che si sciupano nelle regioni, che non vengono spesi. Fa molta più rabbia che i soldi che ci sono non siamo capaci di portarli a casa. Io ho la soddisfazione in 5 anni di mandato di aver avuto per 3 anni di seguito la premialità europea, aver avuto più soldi di quelli che ci spettavano perché li spendevamo bene. Purtroppo non vedo questi esempi in tutte le regioni italiane. Ce l'ha lei una bozza di programma in mente? Una bozza di programma che potrebbe, a parte le pensioni, che l'ha già detto, ha detto già due o tre cose importanti. Guardi, io pagherei deputati e senatori in botta perché se i titoli di Stato ci servono a risanare il debito. E servono cioè a rientrare, a dare fiducia ai mercati, i primi a doverci credere devono essere deputati e senatori.
Sa che è una bellissima idea questa cosa? È una forma di patrimoniale sociale, la dico a voi per la prima volta. Lo sa che è una bellissima idea questa cosa? Non c'è dubbio. Lo sa che c'è un sacco di gente che la sta interpellando, fra le tante cose dicono, chiede, perché non chiedete a Storace perché Marrazzo doveva chiedere scuse e Berlusconi no, per esempio? Ah, su questo io la risposta ce l'ho, Marrazzo ha mentito al suo popolo. Marrazzo è uno che è stato zitto per 4 mesi e ha fatto, insomma, qualcosa che non è che accade tutti i giorni, diciamo. Berlusconi è un uomo non più sposato da tempo, è un uomo che a casa sua farà quello che vuole. A Berlusconi gli hanno trovato le bustine di droga sul comodino, non ci sono stati omicidi sul suo percorso. Ora, non scherziamo, per favore, sono due vicende non paragonabili. Berlusconi va a letto con qualcuno, io se gli posso rimproverare qualcosa è di averlo fatto attraverso terzi, no? E nemmeno tanto raccomandabili. Ma se uno a casa sua fa quello che vuole, che cosa gli devo rimproverare? Poi certo, io lo stile di vita lo pretendo, la sobrietà la pretendo, però ognuno dentro casa sua credo che abbia diritto al privato. Se si porta Marrazzo in pubblico a parlare di politica, questa è la scelta che ha fatto ieri l'Italia dei Valori, certo. Vuol dire che si considera il privato privato e non mischiabile col pubblico. E perché deve valere per Marrazzo e non per Berlusconi? Lo sa che questa cosa dei bond mi piace, ma proprio ma tanto, è una delle poche cose originali, unitamente a Sgarbi, perché un giorno Sgarbi, qui proprio lui ha una sua mezz'ora qua tutti i giorni, ad un certo punto propose il non più possibile duplice ruolo fra deputato e sindaco, no? Ha detto, allora intanto analizziamo quanti sono coloro i quali ricoprono la carica di sindaco e di deputato, allora diciamo che la sintetizziamo in un'unica soluzione. Vale a dire, fai il sindaco e poi quando ci sono i lavori parlamentari che ti obbligano alla presenza in aula degli stessi, che vuol dire 2 volte a settimana, no? Per intenderci, vai a fare il parlamentare. Questo diminuirebbe di molto il costo della politica già in sé. Che io pagherei. Non ho mica capito, guardi, che vuol dire questa cosa. Allora lui dice, ci sono molti soggetti politici che ricoprono 2 ruoli, sì, sì. Prendiamo il caso suo, no? Sì, io lui... sono anche consigliere comunale. Apposta. Gratis. Bravo. Gratis. No, ma lei? No, gratis per legge. Vabbè, comunque, c'è chi... Se facciamo conto io mi dimetto dentro un altro, quell'altro ha il diritto al gettone di presenza. Appunto. Io no, perché sono in carica alla regione, ma appunto, di più. Ma lei prenda il caso di colui che invece è sindaco e poi è parlamentare. C'è o non c'è questa possibilità? Ci sono, no, sti soggetti? Certo che ci sono. Allora. Che il sindaco devono fare gratis. Oh, e invece dice Sgarbi, io le riporto quello che dice Sgarbi, che invece sono pagati, lui lo fa in virtù di una sua esperienza di sindaco, no? È stato sindaco un paio di volte in Sicilia. Ah, non so che succede in Sicilia. Vabbè, nell'ordinamento degli enti locali il secondo incarico, proprio Tremonti l'ha fatto l'anno scorso questa manovra, sì. Il secondo incarico è gratuito. È gratuito, comunque. Uno può discutere se lo fa efficientemente. No, lui parlava proprio di economia. Lui parlava di economia, dice la sciocchezza. Allora glielo dirò oggi perché glielo dico, me l'ha detto Storace. Almeno... Sì, secondo, ma il decreto Tremonti, il numero 78 l'anno scorso, ha stabilito che il doppio incarico, guarda, ci sono passato io per primo. Beh, ovvio, perché... certo, se ne parla, lo saprà. Cioè, non c'è un pagamento del secondo incarico. Poi uno può discutere. Ma se hai 2 incarichi ti fai bene tutte e due, certo. Allora ognuno deve poter rispondere per sé. Certo. Ma la regola economica è che il secondo è gratuito, lo stabilito il governo. No, mi piace da matti questa sua proposta, sa perché? Perché è il manager che praticamente è facente parte dell'azienda. L'azienda va bene, il manager c'ha il gettone azionista, hai capito? Se poi i titoli di Stato sono carta straccia, è un problema suo. È ovvio, perché tu hai fatto in modo che li siano diventati carta straccia. Esattamente. No? E questo è il discorso. Va bene, onorevole, è stato un piacere parlare con lei. Buona giornata, grazie. Io le rinnovo il mio apprezzamento per quello che ha fatto ieri con Marrazzo. Grazie, buona sentito. Giornata. Grazie a lei, all'onorevole Francesco Storace.